Il Real Giulianova ritrova l'appuntamento con vittoria e tre punti, finisce 2-1 con il Sant'Arcangelo, vittoria costruita con un inizio di match micidiale e poi con una rinnovata capacità di gestione della gara. Ospiti senza Cascione, con mister Galloppa squalificato ed in tribuna. Real Giulianova che ritrova Tozzi Borsoi dall'inizio, Stallone sceglie Mangiacasale nell'11 di partenza, Torelli in panchina e De Fabritis fuori per un risentimento muscolare. Arbitra Domenico Castelloni della sezione di Napoli. Cronaca, parte fortissimo il Real Giulianova al primo minuto, azione personale di Di Paolo sul destro, la palla finisce a Tozzi Borsoi, il tiro è alto sulla traversa. Quarto minuto, arriva il vantaggio giallorosso, Forò lavora un bel pallone al centrocampo, l'imbucata per la corsa ed il destro di Mangiacasale che batte Battistini, è 1-0 Giulianova. Passano solo 5 minuti, arriva anche il secondo gol, Antonelli riceve palla sulla tre quarti, alza la testa e lascia partire un destro in corsa che si insacca all'incrocio dei pali. Piove sul bagnato per il Sant'Arcangelo, Corvino, fallaccio a palla lontana su Antonelli, rosso diretto. Ventesimo per il Sant'Arcangelo, ci prova Blori col sinistro su calcio di punizione, palla di poco alta sulla traversa. 22esimo, accorcia le distanze, la squadra ospite 5 dal sinistra, supera Del Grosso che lo stende, rigore. Dal dischetto Falomi non sbaglia e fa 2-1. Con l'uomo in più continua però ad attaccare il Giulianova, Di Paolo ci prova la deviazione, trova Battistini, bravo a deviare in calcio d'angolo. 29esimo, ancora Di Paolo, pericoloso sulla conclusione, reclama il rigore la squadra di casa. Un minuto dopo, altro reclamo, Antonelli da sinistra, lavora un bel pallone sull'intervento della difesa, reclama ancora il fallo di mano, il Real Giulianova, Castellone dice però ancora di no. 35esimo, corner di Forò, arriva Ferrini, è distinto la risposta di Battistini. Secondo tempo, continua ad attaccare il Giulianova che prova a controllare la partita, al quinto cross dalla destra di Tozzi Borsoi, Di Paolo è tutto solo nell'area di rigore ma mette fuori incredibilmente. Al nono, ancora dalla destra, il Real Giulianova, Del Grosso trova la testa di Tozzi Borsoi, conclusione centrale. È solo Giulianova con il Sant'Arcangelo che prova ad agire solo in velocità. Al 21esimo ancora Federico Del Grosso, dopo un buon fraseggio giallorosso, la mette per Tozzi Borsoi, destro, ancora centrale, blocca Battistini. Seconda parte di ripresa in pieno controllo del Giulianova, al 45esimo ci prova Fabrizi, conclusione ancora alta sulla traversa. Dopo 4 minuti di recupero Castellone dice che può bastare così e manda le squadre negli spogliatoi. Giulianova sotto la curva per gli applausi e Sant'Arcangelo che paga decisamente l'uomo in meno per gran parte della gara e l'avvio decisamente da incubo.